Il punto è che l'apocalisse zombie non fa distinzione alcuna e men che meno fa sconti. In una Los Angeles in cui si susseguono esplosioni, carneficine e crolli, il nostro alter ego virtuale si troverà in Dead Island 2, suo malgrado, a dover affrontare orde di non morti, inizialmente per la sua sopravvivenza, ma presto anche per quella di tutti gli altri. Ecco che così in Dead Island 2 Los Angeles diventa la prima coprotagonista, con le sue storie narrate in tanti stralci di narrativa ambientale. Amiche e amici di Spazio Games, bentornati sul nostro canale, io sono Stefania Sperandio e oggi sono qui per raccontarvi la video recensione di Dead Island 2 a cura del nostro Gianluca Arena. Visto che abbiamo introdotto l'affascinante, a suo modo, ambientazione di Dead Island 2 nell'introduzione, continuiamo sul filone della narrativa. Ricordiamo che il gioco è scollegato, almeno all'apparenza, rispetto a quello uscito ormai parecchi anni or sono, quindi sappiate che non c'è bisogno di aver giocato a Dead Island per giocare a Dead Island 2. Va anche detto che non giocherete a questo gioco per la profondità dell'intreccio o per la qualità dei dialoghi, anche se questi ultimi sapranno strapparvi più di una risata tra riferimenti alla cultura pop, satira sulla società americana e anche un po' di black humor. A tal proposito, nonostante non siano strettamente necessari al completamento del gioco se non per i completisti e i cacciatori di trofei, consigliamo di dedicare un po' di tempo anche alle quest secondarie, alcune delle quali a livello di scrittura nascondono molte tra le macchiette più riuscite di tutta la vicenda. Il gioco, ricordiamo, è anche sottotitolato nella nostra lingua, quindi se non andate troppo d'accordo con l'inglese, niente paura. Passiamo ora al gioco vero e proprio. La più grande differenza tra questo reboot camuffato da sequel e i suoi predecessori è insita nella struttura di gioco, che abbandona l'open world per dividere l'enorme area metropolitana di LA in mappe ben distinte, separate da brevi caricamenti, che lasciano comunque più che sufficiente spazio all'esplorazione, viste le ragguardevoli dimensioni e la buona densità tra missioni principali, secondarie e attività di ricerca. In termini pratici, la differenza tra open world e questa struttura è minima e anzi, dopo qualche ora di gioco siamo arrivati a preferire l'attuale formula, perché ha permesso una maggior caratterizzazione delle aree e una migliorata distribuzione delle attività all'interno di esse. Vi ritroverete così a entrare in case aperte o uffici svuotati e magari a scoprire dei pezzi di lore nella forma di registrazioni e di cellulari, e magari troverete anche armi e oggetti utili per il sistema di crafting, qui ripreso dal capostipite. Grazie a quest'ultimo potete personalizzare ognuna delle armi rinvenute in gioco con effetti elementali o funzioni secondarie che si riveleranno sempre molto utili in battaglia. A proposito di battaglie, a fare la parte del leone è il Flash System, ovvero quello che regola lo smembramento progressivo degli zombie a seconda del tipo di arma utilizzata, della direzione del colpo e dell'angolazione. I nostri dubbi erano relativi all'effettiva utilità nelle mischie furiose che caratterizzano gran parte del titolo, infatti in presenza di più zombie risulta difficile mirare una precisa parte del corpo e mutilarla, e quando questo avviene è più che altro per caso. Eppure, l'utilità del Flash System, al netto della sadica soddisfazione di vedere arti e teste mozzati dagli zombie, si è mostrata in tutto il suo splendore in occasione di alcune boss fight. In queste circostanze, infatti, approntare una strategia che comprenda la mutilazione del bersaglio si rivela spesso la carta vincente. Pensiamo ad esempio, non facciamo spoiler, però, a un avversario che menava dei colpi fortissimi, che ha smesso ovviamente di menarli quando gli abbiamo amputato il braccio attraverso il quale ce li lanciava addosso. Quindi, pensare in modo strategico a dove colpire e a dove mutilare il proprio nemico darà un grosso vantaggio. Il sistema ideato dal team di sviluppo, insomma, non è solo coreografico, ma si rivela molto utile ai fini del gameplay, anche perché, con nostro sommo gaudio, il livello di sfida di Dead Island 2 è più alto della media delle produzioni più recenti. Non che si perda qualcosa a morire di frequente, anzi si riparte poco lontano da dove si è morti senza perdere nulla, però il livello di sfida e i colpi che vi saranno arrecati dai vostri nemici vi faranno spesso piangere sangue. Ma letteralmente, intendo. Chiaramente l'ingresso in scena delle armi da fuoco sposta gli equilibri in favore del giocatore, soprattutto nella seconda metà del gioco, ma comunque molti boss sono così aggressivi da non consentire un utilizzo troppo prolungato delle bocche da fuoco. E anzi, a tal proposito, non siamo rimasti troppo soddisfatti dal feeling delle armi da fuoco, che mancano di impatto e di fisicità rispetto a quelle da mischia. Insomma, nel momento in cui sparate con un'arma molto pesante e quella in cui sparate con una pistola, il feeling non cambia poi tanto.
Altro punto a favore della produzione è rappresentato dalle carte abilità, disponibili in 4 categorie differenti e capaci di plasmare il personaggio nelle mani del giocatore nei modi più disparati. Le build possibili sono tantissime, tra quelle che prediligono la creazione di rabbia per riempire l'apposito indicatore e quelle che favoriscono invece l'output di danni o quelle che irrobustiscono il personaggio diminuendo i danni incassati. Alla luce del fatto che il gioco era in sviluppo da 12 anni con parecchi cambi di studio, l'analisi tecnica poteva diventare un bagno di sangue. Questa era bella, l'avete capita? Invece, nonostante una serie di compromessi legati alla natura cross-gen di Dead Island 2, siamo stati felici di constatare che il gioco riesce a fare la sua sporca figura in diversi frangenti e che in entrambe le versioni che abbiamo provato, sia Xbox Series X che PlayStation 5, gira senza grossi problemi legati alle prestazioni e alla fluidità. Nonostante un ottimo supporto all'HDR, la versione da noi testata non prevedeva alcuna modalità grafica aggiuntiva rispetto a quella preimpostata, nella quale il gioco girava a 60 fps con una risoluzione variabile, a occhio tra i 1440 e i 1800p a seconda dell'affollamento sullo schermo. Non sappiamo se verranno aggiunte ulteriori opzioni nei prossimi mesi, ma oseremmo dire, vista la buona stabilità mostrata dal framerate, che il gioco non ne avrebbe bisogno. Non abbiamo inoltre notato bug o crash particolari, anzi nelle nostre tante ore trascorse in compagnia del gioco ci è parso abbastanza pulito. Abbiamo notato invece magari qualche problematica minore, alcune delle quali già nota al team di sviluppo, come delle cutscene dove si generavano un pochino di brutture dal punto di vista grafico, armi che sparivano per poi ricomparire negli armadietti e così via. Sono tutte imperfezioni secondarie molto comuni in titoli di questa portata, che probabilmente saranno sistemate con la patch del day one. La nostra esperienza di gioco insomma filata via molto più liscia di quanto avremmo immaginato. Tornando al framerate e più in generale alle prestazioni, l'impatto visivo non di primissima fascia, se paragonato a quello dei AAA più in vista, ha permesso al team di sviluppo di ottimizzare la resa, concentrandosi su un aggiornamento dei frame sempre puntuale e raramente in leggero affanno. Certo, per raggiungere questi risultati in termini di fluidità c'è qualche compromesso per quanto riguarda i modelli di alcuni zombie e anche la qualità di certe texture, però è stato svolto un lavoro molto intelligente anche ad esempio nella sfocatura degli elementi lontani, che permettono di non vedere un grosso livello di dettaglio senza però compromettere la piacevolezza del gioco. Tra le altre cose di Dead Island 2, ricordiamo che il gioco avrà anche una modalità cooperativa online che non soffre di particolari problemi di stabilità, ma che ovviamente ci riserviamo di approfondire un po' di più quando i server saranno aperti a tutta l'utenza. Ricordiamo anche che il crossplay è possibile tra differenti generazioni di console, ma non tra famiglie differenti, quindi su Series X potete giocare con gli utenti Xbox One, ma non con quelli di PlayStation 5. Chiosa finale sulla longevità, che è un altro punto a favore di Dead Island 2. Con poco più della metà delle missioni secondarie completate, una prima run ha portato via circa 32 ore di gioco, ma tra modalità cooperativa e la possibilità di giocare nei panni di un altro superstite, con abilità del tutto differenti, il monte ore che il titolo potrebbe assicurare è davvero cospicuo. Inutile girarci attorno, tutti abbiamo temuto che Dead Island 2 fosse dapprima vaporware e poi che arrivasse sugli scaffali non proprio in forma dopo uno sviluppo lungo, complicato e che non lasciava presagire nulla di buono. E invece, per una volta, siamo qui a raccontarvi di un happy ending. Pur senza riscrivere nuove pagine della storia degli action RPG in prima persona, lo zombie game di Dambuster Studios si rivela spassoso, longevo, con solo una manciata di meccaniche da interiorizzare e tanto divertimento per quanti lo faranno. I punti di forza sono rappresentati dall'accuratezza del flash system, che cambia l'approccio a certi scontri, dall'iconicità di moltissime delle location visitate, dal buon livello di sfida e finanche da una cooperativa che si è dimostrata solida durante i nostri test. D'altro canto, non ci hanno convinto appieno né il feeling delle armi da fuoco né il comparto tecnico limitato dallo sviluppo cross-gen, ma il bilancio finale rimane ampiamente positivo. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, sono Stefania Sperandio, questa era la video recensione di Dead Island 2 a cura del nostro Gianluca Arena e vi do appuntamento come sempre sulle pagine di Spazio Games.